Bene, bentornati a tutti, bentornati anche a voi online. Tra poco si riconnetterà Mauro e avrà il piacere insieme a noi di dialogare con il nostro prossimo ospite, Antonio Quaglietta. Chi è che non lo... Grazie, grazie. Grazie. Facendo finta che qualcuno di voi non lo conoscesse, prima di tutto è un amico di Mauro e di tutta Unialef. Ed è la prima cosa. Dove? Ed è la prima cosa. Proprio pure nel curriculum lui ha scritto, oh, sì, hai visto amico. Quando fa il figo a una festa, oh io sono amico di quello, è reciproco. È uno psicologo e ha fondato una community che si chiama Relazioniamoci, che potete trovare sui social, che inoltre ha una scuola, hai una scuola, sì, di counseling, giusto? Sì, ora non è più di counseling, è un'academy in cui insegniamo il metodo di Relazioniamoci, che si chiama Meccanica delle Relazioni, che è il tentativo, al di là di diventare counselor, coach, di insegnare un metodo per relazionarsi in modo sempre più vero, autentico e profondo. Quindi è la sfida a dire, ok, al di là dei titoli, al di là di quello, chi vuole venire a capire come relazionarsi con se stessi e con gli altri, ovviamente questo lo condividiamo con Unialef, in modo sano e salutare, come vedremo adesso. Ecco, capite il parallelismo straordinario con gli Aleph, a parte il fatto che Mauro adora i titoli accademici, ma oltre questo dettaglio sono proprio due binari paralleli. Mm. Bene, quindi a breve arriverà Mauro. C'è Mauro. C'è Claudio e c'è Mauro. Eccolo! Mauro, ci vedi, ci senti? Aspetta, noi non lo sentiamo. No. Andrea, non lo sentiamo ancora. C'è. Sta arrivando. 5, 4, 3, 2, 1. Buon anno. No, quello è l'ultimo. Allora posso parlare adesso, mi sentite? Sì, sì. Allora, volevo, prima di introdurre il discorso con Antonio, che ho piacere di poter vedere purtroppo solo da lontano, ci tenevo tanto a incontrarlo, un po' che non ci vediamo, e volevo anticipare un po' il lavoro di domani mattina che faremo insieme con l'aiuto di Flavio, soprattutto che lo conosce già. Cioè, dunque, noi dobbiamo fare in modo che da questo convegno non ne torniamo a casa sapendo riferire questo. Com'è andata? Bene. Di cosa avete parlato? È stato tutto molto interessante. E quindi rimaniamo uguali a prima. Allora è inutile che siamo venuti fino a Roma, tanto valeva stare a casa. Quindi il punto centrale, che noi scopriamo ormai da anni facendolo, è che le persone in realtà non apprendono niente, a meno che non gli si faccia ripetere volta per volta quello che stiamo dicendo. Sia il fa il relatore, sia lo fa dopo la domanda. Per esempio, dopo una domanda è abbastanza opportuno, quando uno ha risposto, chiedere all'altro che cosa hai capito. Perché se no noi rispondiamo, l'altro capisce niente e va avanti così. Ora, questa è una delle problematiche umane, a mio avviso, più disastrose che è in atto oggi, perché la capacità di prestare attenzione costante, quindi non perdersi una parola su due, è rara. E quindi questa modalità abbiamo visto che produce per forza un'attenzione. Perché poi non è solo la persona a cui gli si chiede cosa ti ricordi, ma poi se non si ricorda lui si chiede a qualunque altra persona in aula e cosa ti ricordi in più e così via. Quindi tu, Flavio, te lo ricordi, no, questo di cui sto parlando? Assolutamente. Dimmi sì o no. Sì. Allora domani mattina approfittiamo per trattare alcuni temi che sono stati trattati oggi e vedere cosa vi ricordate. Poi bisogna che andiamo a casa, tornate a Roma, e poi facciamo in modo da sbobinare questi interventi. Siamo tanti, bastano 5 minuti l'uno
E soprattutto perché se non le studiamo queste cose non serve a niente averle ascoltate. Purtroppo è così. Però se c'è qualcuno che ha qualche idea diversa, preferirei sentirlo adesso, così magari togliamo eventuali dubbi. Ecco, vediamo, non so. Per esempio le persone vestite di rosso in aula, sono tutte d'accordo su quel che ho detto? Ce n'è? No, era una seggiola, sbagliata. No, una rossa c'è, rosa. Ce n'è una vestita di rosso ed è d'accordo. D'accordo. Vediamo quella gialla lì sulla sinistra. Gialla dov'è? Gialla è là? Come giallo? Ma porca miseria, la quinta. Sulla sinistra. Dal pollice. No. Arancione, come lo volete chiamare? Sì, sì. Eleonora, dai. Eleonora. Ah, ecco. Poi guarda, ce n'è uno rosso lì, anche quello. Poi indipendentemente dai colori. La Nicoletta, dai, dimmi di Nicoletta, dai. Ah, Nicoletta. D'accordissimo. Valeria. Assolutamente d'accordo, al 100% e anche di più. Assolutamente d'accordo al 100%. Elisa. Alla grande, Mauro. Alla grande, ok. Mauro, chiedono scusa. Basta. Se possono iniziare a sbobinare già da stanotte invece di dormire. No. No, da adesso. Sì, sì. Cioè, sbobiniamo entro 5 anni, almeno questo dovremmo riuscire a fare. Vabbè, stavo scherzando, naturalmente. Faremo quel che si può, non è bisogno di sbobinare tutto, ma studiarlo sì. Elena, sei d'accordo? Sì, c'è il programma. Perfetto. E Marco? D'accordissimo. Marco. E anche perché si chiama col tuo nome, sto metodo. Non te lo ricordi? Va bene, basta. E allora era un altro. Ok, allora torniamo a noi. Allora Antonio, parliamo un attimo io e te. Sono qua, non ti vedo. No, aspetta, ora ti vedo. Ti vedo, poco ti vedo. Ah, ecco, oh, perfetto. Ok. Allora, hai seguito la giornata di oggi, no? C'eri da stamattina? Sì, c'ero. Cosa ti ricordi di quello che abbiamo sentito? Che effetto ti ha fatto questa mezza giornata? Allora, devo dire che parafrasare parola per parola mezza giornata non ci riesco, te lo dico già. No, va bene, no. Fai così. Però davvero... Una cosa che ti ha colpito. Davvero, Mauro, avevo preparato come intervento questo. Ora sembra che ce l'eravamo studiata, ma non è così. Stavo proprio presentando il fatto che l'avevo detto a Flavio prima, che volevo ripetere per quello che tu hai detto e sintetizzare con un linguaggio diverso un po' le cose che erano state dette, aggiungendo piccole cose qua e là. Quindi è proprio quello che mi accingo a fare. Perfetto, Antonio, grande come sempre. Allora ti saluto. Ciao. Buon lavoro. Grazie. Ciao. Ciao Mauro, grazie. Ciao a tutti. Okay. Bene. Allora, innanzitutto grazie a Mauro, l'ho ringraziato in diretta, ma lo ringrazio per 3 cose, per tutto quello che fa, quindi proprio per tutto quello che crea, perché veramente crea cose, poi per aver dato l'opportunità di essere qua, di essere insieme e capiremo quello che voglio dire, perché... È importante essere nella stessa sala, è importante abbracciarsi, è importante. Molte delle persone che mi hanno chiesto ti posso dare la mano, mi sono presentate, hanno visto che io proprio come un bradipo subito abbraccio, viene spontaneo. Anche alla fermata dell'autobus io abbraccio le persone, infatti mi arresteranno prima o poi, ma questa è un'altra Quante storia. Quante denunce hai per questa cosa? Te l'ho detto, mi arresteranno. E terza cosa, per avermi invitato a tenere questo intervento. In realtà io non ho preparato niente perché credo in quello che ha detto Mauro e mi ci ritrovo perfettamente. Ci sono stati tanti di quegli spunti per me da ieri ad oggi che aggiungere francamente, tra l'altro dopo Marco Guzzi e Marco Ferrini, se dovessi aggiungere qualcosa io, insomma, non avreste niente di particolare. Perché questi sono i momenti in cui ti chiedi perché non ti fanno parlare dopo un qualunque politico italiano.
che tu sembri intelligente già perché dici, no, volevo dire che già questo è bravo, però. Invece no, ti fanno parlare dopo Marco Buzzi e Marco Ferri, però anche questo è karma, in qualche modo lo devo scontare, lo sconto, e vabbè. Allora, quello che posso fare, perché credo che ognuno umilmente può portare il proprio contributo, è quello di cercare di rivedere un po' le cose che abbiamo visto per come io le ho sentite, nemmeno percepite, sentite dentro, e offrirvi una chiave di lettura di tutto questo. Nell'ottica del titolo di questo incontro, di questo convegno, di questi giorni insieme, che è aggregazione e accordo, giusto? Perché aggregazione e accordo? Perché se noi parliamo di rivoluzione interiore e rivoluzione sociale, in qualche modo pacifica, non violenta, però parliamo di persone in relazione, parliamo di aggregazione, perché se questo si riduce a uno spazio in cui ognuno fa il proprio intervento, dicevo oggi a tavola modello, non so, convegno medico, in cui il dottore è che parla dei polmoni, il dottore è, parla del cuore, poi tutti se ne vanno, ok, ognuno ha detto la sua. Non è lo spirito di Aleph, non è lo spirito di relazioniamoci, non è lo spirito di darsi pace, non è sicuramente lo spirito, per quello che ho sentito, di Marco Ferrini. Quindi ricordiamoci che siamo qua per un progetto comune e per unire le forze, per capire che le realtà, come io sono fisicamente diverso da Mauro, così relazioniamoci, la mia piccola community è diversa da Aleph, è diversa da darsi pace, ma diverso vuol dire che si può unire per creare un movimento di coscienza. E questo deve essere, secondo me, chiaro e andava specificato. Ok? Detto, grazie. Grazie. Ciò detto, passerei a dirvi un po' quello che ho sentito in questi due giorni, sperando di dare un piccolo contributo, anche solo di sintetizzare. Allora, abbiamo iniziato con Marco, che ha parlato dell'esodo dall'io perso nel corpo, quindi dal nostro ego identificato, verso l'assoluto, verso l'amore che l'altro Marco, li chiamo Guzzi e Ferrini, così se devo dire ogni volta Marco non ci ritroviamo più. Quindi Guzzi dice l'esodo verso l'assoluto, che Ferrini chiama giustamente l'amore con la maiuscola, per differenziarlo dall'amore possesso. Che cos'è questo andare verso l'amore? Non è nient'altro che ciò che la natura ci fa fare se noi lasciamo fare alla natura. Cioè, quando noi ci chiediamo, di solito dopo i 30 anni, perché fino ai 30 anni proviamo tutti gli sballi, ciò che ci diverte, come dicevamo, proviamo di tutto. Arrivati a 30 anni qualcuno si risveglia e dice, ma che ci sto a fare qua? Che ci stiamo a fare? Ci stiamo a progredire, evolvere. Evolvere vuol dire espandere la coscienza. E che vuol dire espandere la coscienza? Fare quel percorso di esodo, che io ho rappresentato solo in modo diverso qua. Questo è il nostro punto di partenza, l'ego. Ok? Man mano, Ferrini diceva che la si vede gradualmente. Noi non possiamo, noi esseri umani non possiamo conoscere la verità. La verità non è di questo mondo. Quando stamattina Guzzi l'ha detto chiaramente, il regno non è di questo mondo e questo mondo non è il regno, la verità non è di questo mondo. Però che cosa possiamo fare? In un'incarnazione per chi crede che ne avrà altre, in questa vita per chi crede in un'unica vita, possiamo procedere in un senso che è naturale, e ora vedremo perché è naturale, che va dall'ego per conoscenza, o meglio per esplorazione sempre maggiore, verso l'anima. Quello che vorrei farvi vedere con un piccolo contributo, che è quello che vi dicevo, è che se questo è naturale, culturalmente invece siamo in un momento storico in cui si sta cercando di fare esattamente l'opposto. E ora vi dico perché. C'è una ricerca scientifica che, come tutte le cose che valgono, sarebbe stata trasmessa su tutti i telegiornali a rete unificati per almeno 6 mesi.
e invece non la conosce quasi nessuno. È una ricerca di Harvard che è la ricerca più lunga, più complessa, più completa, unica nel suo genere, ora vi dirò ognuna di queste cose, sulla psicologia umana, sullo sviluppo dell'individuo, sull'invecchiamento, la longevità e la felicità. Questa ricerca, non so se qualcuno di voi ne ha mai sentito parlare, una persona, dove ne hai sentito parlare? Se non sbaglio. Perché la conosco da un po', cioè è un po' che non ho... Ok. Ok, vedete, non si ricorda nemmeno dove l'ha sentito. Non ricordo dove. Perfetto, probabilmente okay. Su un filmato YouTube. Su YouTube, ok, forse hai visto un mio video. Ok. Allora, questa ricerca, se ascoltate, questo non deve essere, non sono i numeri che devono rimanere impressi, ma è quello che è uscito da questa ricerca che è importante. Perché è unica nel suo genere? È iniziata nel 1938, è tuttora in corso, però per la prima volta, 5 anni fa, se non sbaglio, prendete con le pinze, poi controllate su internet i dati, però 5 anni fa l'attuale direttore, perché ci sono stati 4 direttori di ricerca, perché dal 1938 fino ad oggi sono morti i direttori, ok? E la ricerca continua. L'attuale direttore, che si chiama Robert Waldinger, ha deciso, sono passati 80 anni, qualche dato prendiamo da sta ricerca, hanno seguito la vita di 724 persone, da bambini alcuni, ragazzi altri, fino alla morte. Ed è stato l'unico tentativo realizzato, per quello che sappiamo, nella storia umana, di non fare ricerca tramite resoconti delle persone, oppure a posteriori cosa ricordi, come è andato, cosa è successo, ma tenendoli sott'occhio per 80 anni, per tutta la vita. Non si era mai fatto una cosa del genere. Poi, non contenti, hanno pensato, e qui la cosa importante, di renderla la più complessa e completa, che vuol dire che hanno utilizzato tutti gli strumenti a nostra disposizione. Man mano che la tecnologia avanzava, hanno utilizzato interviste, questionari, poi dagli anni 90 videoregistrazioni in casa, poi scansioni del cervello, esami clinici, costantemente. E hanno unito per la prima volta quello di cui stiamo parlando. Strano a dirsi, ma hanno unito psiche, corpo, esami clinici e spirito, cioè come queste persone dichiaravano di stare. Il risultato è stato sorprendente perché innanzitutto c'erano 2 gruppi. Un gruppo erano degli allievi di Harvard, allievi o laureati, quindi persone che negli anni 40 sarebbero diventati sicuramente il futuro dell'America in. Gli altri invece, circa 270 erano questi, gli altri, circa 500, presi bambini dalle bidonville fino dalla periferia di Boston più povera fino a bambini di famiglie abbastanza agiate. Perché questo? Perché hanno voluto vedere a livello sociale, psichico e spirituale qual è l'elemento che garantisce benessere, longevità e felicità. Detto tutto questo, che è un armamentario, ma poi ci sarebbe tanto da dire, ma non vi annoio con i dati tecnici, hanno chiesto a queste persone costantemente cosa secondo loro avrebbe dato benessere e felicità. E pensate, le risposte sono state sempre 2. Pensate quando siamo intelligenti. 700 persone, 2 risposte. Fama e soldi. Ok? Questa è la società che abbiamo creato. Se ti chiedono che cosa ti fa felice, loro rispondono candidamente, voglio diventare ricco. Questo è successo. È successa una cosa bellissima. Uno dei partecipanti alla ricerca è diventato presidente degli Stati Uniti. Non si sa il nome per privacy, però è un dato reale, uno è diventato presidente degli Stati Uniti. Altri bambini partiti dalla periferia più povera sono diventati, se non ricordo male, alcuni tra i primi 10 le persone più ricche, le prime 10 persone più ricche d'America. Quindi non parliamo di ricchezza, parliamo di ricchezza, cioè quella proprio che tac e hai tutto. Pensate un po', tutti questi non sono stati né i più longevi, perché ora sono quasi tutti morti, c'è qualcuno che ha 90 anni, né i più longevi, né i più felici, né quelli che hanno retto meglio agli urti della vita.
Sapete qual è il risultato di questa ricerca? Io vi invito a leggerla e divulgarla, davvero, perché questo, qualcuno chiedeva oggi a Marco Guzzi come si fa la rivoluzione, come dobbiamo fare questo, cioè conosci questa ricerca, mettiti su internet e dici ragazzi, allora c'è questa ricerca, non ve l'ha detto nessuno, andatevela a leggere, perché questa è una delle vie dell'espansione della coscienza, la conoscenza, nessuno la conosce questa. Il risultato di ricerca è stato che le relazioni sono l'elemento più forte per determinare benessere fisico, longevità, gestione delle emozioni e dello stress e felicità. Le relazioni, ragazzi, non i soldi, non... Poi, come diceva bene Ferrini, la scienza arriva su cose che Gesù Cristo aveva detto 2000 anni fa, cioè non è che il Buddha ancora prima, non è che abbiamo scoperto l'acqua calda, però ora è scientifico. Quindi anche quelli che no, se non è scientifico non esiste, e ora è scientifico, ok? E ora non puoi dire, 80 anni di ricerca te lo dicono, le relazioni. E noi stiamo qua ancora a discutere di che sarà la felicità, ma che cos'è che mi fa stare bene, le relazioni. Però vi dico qualcosa in più. È il risultato che non è il numero delle relazioni, non sono i 600 su Facebook che ti mettono il like, e nemmeno quelli, io ho tanti amici, esco tutte le sere, siamo in 40 nella comitiva, non guardo negli occhi nessuno, se ti chiedo ma quello che fa, nella nostra, noi usciamo insieme, beviamo, saltiamo, che ne so. No, è l'intimità nelle relazioni. Cioè le relazioni supportive, relazioni in cui le persone si sentono libere di parlare, si sentono ascoltate, sanno ascoltare. Quindi guardate, un po' strano a dirsi, ma quello che qui tutti cerchiamo di insegnare. Sono il fattore principale della vita. C'è una frase che mi ha colpito di Waldinger, c'è una presentazione in inglese, però c'è anche i sottotitoli in italiano e poi è facile. Lui dice, è stato sorprendente vedere che all'età di 50 anni era più lo stato delle relazioni a determinare la longevità presunta che non il colesterolo. Noi siamo tutti fissati, il colesterolo, cioè il colesterolo alto, morirò. Persone col colesterolo sparato e relazioni sane sono ancora vive a 90 anni. Persone che sono un fisico bellissimo, colesterolo zero, sono solo morte. Infatti hanno visto che le relazioni tossiche, quelle di potere, determinano malattia fisica, malattia mentale, determinano morte. La solitudine è risultato il principale elemento di predizione della morte. Una persona sola muore. Ora, personalmente non sono stupito, anzi mi sono sentito quasi figo, ho detto cavolo, io lo dico da 20 anni, finalmente è arrivato proprio qualcuno che dice le cose che dico io, però le dice scientificamente. Però che vuol dire questo? Che vuol dire questo? Vuol dire che siamo in un momento storico molto pericoloso, anche per un punto, oltre a tutti quelli che abbiamo già visto. Perché vorrei farvi riflettere su una cosa. Prima, in nome di una pandemia, ok, ci hanno isolato. Toglieteci anno, se no qualcuno politicamente corretto dice no, vabbè, è successo. Ok, siamo stati isolati. Voglio essere proprio politicamente neutro. Mi assumo questo ruolo. Siamo stati isolati. Però dopo, vedete quello che stiamo chiamando progresso, evoluzione dell'umano? Io se penso, non ho 90 anni, ne ho 50, però se penso quanto era bello andare a cinema con i miei amici, è diverso dallo streaming. Oggi, pensateci, vuoi vedere un film? C'è lo stream a casa tua, da solo, sulla tua sedia, tranquillo, ti danno pure la sedia reclinabile, telecomando e hai quell'esperienza, però ce l'hai da solo. Vuoi acquistare, ma perché andare in un negozio? Poi rischi che incontri qualcuno, scambi due chiacchiere, devi guardare in faccia il commesso, come quella sgorbutica, no, Amazon. Ok, tu ordini e te lo porto a casa io, l'importante è che tu rimani solo e a casa. Vuoi fare l'università online, solo nella tua stanza? Vuoi un bel corso sulle dinamiche relazionali? Lo fai online, da solo nella stanza. È meraviglioso.
È meraviglioso fare, non scherzo, cioè, queste sono cose vere, lo potete fare. Fai un corso su come migliorare le relazioni da solo, lo puoi vedere, proprio l'immagine è questa, tu con un iPad in mano che stai da solo nel letto e fai il corso sulle relazioni. E possiamo andare avanti per tutto, ci stanno dicendo, invece di espandere la coscienza, devi andare dall'anima che cerca contatto verso l'ego, ci stanno chiudendo in noi stessi, siamo sempre più ripiegati in noi stessi, perché ho lasciato tutte le attività formative e ho dato vita a Relazioniamoci, non è un nome preso e scelto perché ho detto, ma che voglio fare, boh, scelgo un nome figo, perché non stiamo vedendo, come giustamente dicevano Buzzi e Ferrini, entrambi, che il gioco di prestigio è distrarti, e sapete qual è? La mano che tu non vedi è quella che ti sta fregando, la mano che vedi è quella che ti dice ti offro un'esperienza evoluta, vai dietro alla tecnologia, oggi puoi avere streaming, ti consegno i pacchi a casa, l'importante è che tu rimani un rincoglionito da solo seduto su una sedia e poi va tutto bene, stai sereno. Questo è quello che sta succedendo. Vi faccio una domanda perché ci tengo sempre a interagire, lo vedete così chiaramente questo? Sì. Ok. Ecco perché ci vuole aggregazione, ecco perché ci vuole relazione. E qui torno al punto che dicevamo. Espansione della coscienza si può avere, come hanno detto entrambi, Marco oggi, Marco Guzzi è partito da salute uguale espansione, esodo, espansione della coscienza verso l'amore e l'assoluto, come scritto là. Questo si può avere per tre vie. La via della conoscenza, che è quello che stiamo facendo qua, perché tu finché non sai che dentro di te ci sono più parti e non puoi allargare, non puoi passare a questo altro cerchio concentrico, perché dici oddio io mi amo, mi odio, non so che fare, rischio di impazzire e non lo sai. Poi trovi un amico che ha fatto un IALEF, ti dice aspetta non stai impazzendo, ti spiego una cosa, vedi? Una parte di te, ah ma ho più parti, e gestisco meglio, e la coscienza passa qua. Ok? E con la conoscenza possiamo già ampliare la coscienza. Poi l'ampliamento si può avere per esperienza, e come hanno detto entrambi, se non ricordo male, sia Ferrini che Guzzi, l'esperienza però poi fa incarnare, perché noi parliamo di incarnazione, il famoso saper essere qualcosa, non sapere qualcosa. Perché a livello della neocorteccia posso prendere tutte le informazioni possibili, ci stanno digitalizzando tutto, io so tutto, però poi non so più sorridere, non ho esperienza. Quindi l'esperienza è necessaria. La terza via per ampliare la coscienza, e questa è una botta di fortuna, è la mistica, nel senso il sentire. San Francesco stava là, aveva una bella famiglia, aveva un sacco di soldi, a un certo punto, bam, ha sentito Dio, e abbiamo avuto San Francesco. Però questo per me, io non lo so, sono ignorante in questo, direi che ti capita, non è che ti puoi forse dire ora divento un mistico, studio, non c'è il corso, lo faranno online, ora fai un corso fai un corso di mistica online, diventa un mistico in 12 giorni sarà il titolo, ok. Però visto che questo non ce l'abbiamo, la conoscenza ce l'abbiamo, ci vuole l'esperienza. E l'esperienza, ragazzi, ho sentito dire, mi è vibrato il cuore, perché è una cosa che è scontata, ma ogni volta che, come diceva bene Ferrini, che lo senti a livello vibratorio, senti la parola, poi se ti colpisce vibri dentro, lui ha detto questa cosa che per me è un valore assoluto. L'amore è relazionale. Dio è amore assoluto, ma perché ha bisogno delle scintille che siamo noi? Perché c'è la Trinità? Perché l'amore è relazionale. E questo è importante, perché espandere la coscienza parte dalla relazione e arriva alla relazione. C'è una cosa importante che io credo di aver compreso, non capito, che in una relazione l'incontro è magicamente il punto di partenza, quando io vedo per la prima volta lui, è l'inizio di una relazione, però è allo stesso tempo il punto d'arrivo. Ora questo non cercate di capirlo, lasciatelo così, ok?
Che vuol dire questo? Vuol dire che in uno schema mentale che va per opposti, noi diciamo e ci piace dire, prima bisogna fare un lavoro personale per poi portare nelle relazioni quello che abbiamo appreso. Perché, come hanno detto benissimo tutti, e figuratevi, io faccio questo, se non destrutturi l'ego, se non fai un lavoro interiore di decolonizzazione della tua coscienza, non vai in una relazione, vai in una relazione a portare solo i tuoi inquinanti. Ok? Tutto questo è vero. Però attenzione, proviamo a non vederlo in modo lineare. Perché? E qui, dopo anni e anni, l'ho capita questa cosa. Che cos'è che mi fa destrutturare l'ego? Cioè, dove io posso fare il mio lavoro di crescita? In una relazione. Perché esattamente come Amazon, lo Netflix, compra, mangia, ma vuoi mangiarti, ti portano il mangiare a casa. Anche questa idea del self-help. Se voi trovate i libri di autoaiuto, le persone ora hanno le magliette, ne ho vista una, mi sono spaventato, sto facendo un autopercorso. Cioè l'auto, persino il percorso terapeutico è diventato auto, da solo te lo fai. Cioè siamo proprio diventati seduti su una sedia, tu guardi la televisione, mangi, ordini e ti fai il percorso da solo. Non è così. Lo sapete che un percorso è relazionale? Proprio per definizione ci stanno veramente rincoglionendo, non sto scherzando. Perché dire faccio l'autopercorso, secondo me andrebbe arrestata quella, perlomeno fermata, di guarda, parliamone. So, conosco uno bravo, parlane con lui. Ma l'autopercorso che cos'è? Allora, che succede? Che le relazioni diventano il, non un, il luogo del vero percorso di espansione della coscienza. Però, e qui dobbiamo stare attenti, quali relazioni diventano? E qui io ho visto due modalità. Mi dispiace, come dire, se tocco la sensibilità di qualcuno, però vi dico quello che ho visto. Semplicemente è la mia esperienza, non è la verità. Non sono Gesù, non vi sto dicendo la verità. Che molto spesso c'è questo approccio anche alla crescita, all'evoluzione spirituale, all'evoluzione personale, di tipo calato dall'alto. Cioè, io faccio un IALEF, seguo relazioni AMLEF, faccio darsi pace, per poi essere nella relazione più altruista, più buono, più bravo, più... Spesso quel per essere, ok, diventa quasi un obbligo, una doverizzazione, cioè mi moralizzo da solo. Prima lo faceva il prete, ora diceva, vabbè, io faccio un percorso e poi devo essere migliore con i miei figli, devo essere... Personalmente io ho visto che non funziona così e non è così. Sapete invece come funziona? Almeno questa è la mia esperienza personale e quella di tante persone che sto seguendo. Io nella relazione ci entro non per essere più bravo o più buono, ma ci entro per guardare la mia interiorità, cioè l'altro, permetto all'altro davvero di tirar fuori il peggio di me, di mettere in luce, cosa che non ci piace, il mio ego, che vuol dire in modo molto molto semplice che io entro in relazione con te, ok? Ti dico, ah, ma andiamo a cena insieme stasera, tu mi dici no, io sento le budella che si girano, non dico, ah, vedi quella, no, però poi faccio, no, però io seguo darsi pace, quindi darsi pace, io sto pacifico, no, no, questo è prendersi in giro, io dico, che cosa mi fa vedere di me questa relazione? E qui faccio questi gradini nella relazione, per poi tornare nella relazione, sentite quanto è bello, che non posso fare altrimenti perché la mia coscienza si è espansa. Cioè, San Francesco, tutti hanno citato lui, quindi rimango su di lui, non penso che avesse la maschera, la mattina si svegliava e diceva cacchio, altri poveri da aiutare, porca, mi sembra proprio a me, e poi però sono San Francesco, devo aiutare i poveri, devo parlare con gli uccelli, però sti uccelli pure, no. No, San Francesco non poteva fare altrimenti. Cioè, se gli avessero chiesto, come tutti i martiri, oggi si parlava di martiri, non poteva che testimoniare ciò che era diventato.
Quindi io incontro qualcuno, in quella relazione incontro il mio ego, la mia ombra, la mia identificazione con il corpo, incontro tutte le ferite, tutto ciò che mi devo purificare, per gradi con un lavoro mi purifico e poi genero, perché non posso fare altrimenti, relazioni più sane. Perché sennò anche fare i percorsi, gli autopercorsi, poi lasciamo stare, ma almeno i percorsi diventa un altro modo per mettere un'ulteriore maschera. E allora questa espansione parte dalla relazione e porta poi nella relazione. Però senza relazione non ci può essere. Vai. Un messaggio da Mauro. Una richiesta. Chiede se in dialogo con loro chiedo cosa puoi aiutare. Una cosa del genere, un dialogo del genere. Una volta compreso. Finito, per ora già va bene. Hai bloccato l'applauso. Grazie, grazie. Grazie. Cosa hanno capito ci di questo e della giornata di oggi? Perfetto. Allora, ci sarebbero altre cose da dire, ma ci fermiamo qua e dialoghiamo, perché non è aggiungere informazioni quello che dobbiamo fare. Vai, vuole riformulare, ma riformuli tutto. Tutto. Vai. Allora, ieri mattina alle 9. Allora, ricollegandoti ai discorsi di Guzzi e Ferrini, hai ripreso il discorso di come l'uomo perso nel corpo si possa ritrovare nell'assoluto, nella verità. E ci hai fatto lo schema del percorso che sarebbe naturale, quindi da un ego via via seguire dei gradini che ci portino poi nell'anima, e questo tu l'hai definito come un percorso naturale e l'hai voluto contrapporre, per farci avere l'immagine chiara, con un percorso che hai chiamato culturale, che invece ci fa fare l'opposto, quindi dal nostro campo di coscienza più vicino all'anima che abbiamo continuiamo a ridurci più verso il basso e verso l'ego. E ci hai citato quella bellissima ricerca che gireremo a tutto il mondo. Mi ripeti tutti i dati? Certo. No, scherzo. 276 persone erano da Harvard, le altre erano dai CEI. Vai, vai, vai. E ovviamente a me personalmente ha colpito sapere che tutti hanno dato come risposta a qual è diciamo il punto più alto a cui miri è la fama e i soldi. E poi invece la ricerca di queste 800 persone seguite dal 38 ci dimostra che in realtà chi è stato più longevo e ha vissuto meglio, con tutti gli aspetti che sono stati poi misurati, sono state le persone che avevano delle relazioni di una certa intimità, hai detto. È anche mia esperienza, pro parentesi, mi viene risposto spesso, ma io se riesco a mettere a posto il lavoro e i soldi sono felice. Sì. Anche io soffro quando sento queste risposte. Vabbè. E ci hai detto come fa questa cultura che oggi di cui siamo impregnati a farci fare questo percorso verso il basso e quindi a distoglierci, distrarci, come dice anche Ferrini, dal nostro percorso naturale con la solitudine, con l'isolamento piuttosto che la solitudine. Questo isolamento che ci hai chiesto a noi se ci torna e noi ti abbiamo risposto affermativamente, che viene poi perpetuato con acquisto online, ti porto da mangiare a casa, il cinema lo fai a casa da solo. Travestito da progresso, per capirci. Fino all'ossimoro dell'autopercorso, lo chiamo ossimoro perché tu hai detto un percorso è fatto di relazione, quindi un autopercorso non potrebbe... Quindi torniamo alla dissonanza cognitiva di cui parlava oggi anche Ferrini. E quindi ci volevi portare appunto questo percorso che dalla salute va all'amore assoluto, cioè hai parlato anche tu di San Francesco e di come lui non poteva non fare quello che era, cioè il testimone del suo percorso mistico a cui era arrivato, e di stare attenti noi
che nel fare questi percorsi, che invece noi li facciamo in senso etimologico, quindi con le relazioni, non ci diamo noi delle doverizzazioni di dover essere in un certo modo perché facciamo dei percorsi, ma cercare di diventare quello che siamo, e seguendo poi tutte le varie fasi secondo cui è proprio invece importante sentire quando noi ricadiamo nell'ego, cadiamo nelle nostre barriere, cadiamo in quei dritti di cui parlava Ferrini, perché una volta che noi nella relazione veniamo triggerati lì e lo sentiamo e lo viviamo, quando ci relazioniamo in un altro momento sarà su un altro livello, e questo è il percorso che può funzionare. Bravissimo. Scuola Aleph. Qualcun altro? Beh, non dovete, secondo me, ripetere tutto, anche quello che avete voi preso è importante, sennò diventa una ripetizione di tutto dall'inizio alla fine. Dunque, io no, non mi azzardo a ripetere proprio niente, ci avrei una semplice domanda. Ah, una domanda. Una domanda nel senso che nelle relazioni spesso si può essere superficiali, no? Relazioni da bar, diciamo. Quando invece si entra in una relazione più intima, tanti dicono no, ti sbilancia troppo, tanto vedettino sulle tue, no? Non andare. Però io vedo che con gli amici, quelli gli amici, diciamo, o amiche, quelli, o persone in cui ritengo di poter dire anche del mio, a me fa piacere, ecco. Poi mi è capitato circa un mese fa che Robinson ha pubblicato un articolo su Jung, che praticamente sarebbe l'ultimo libro fatto dalla sua segretaria, dove racconta un pochino la sua storia, no? E quello che mi ha colpito è che secondo lui le vere relazioni ce l'aveva laddove c'era uno scambio di sensazioni, come posso dire, con l'altro interlocutore, e le migliori le aveva avute con i suoi pazienti, allievi, pazienti. Certo, sì, le relazioni con i pazienti sono relazioni profonde di verità. Le altre erano come si dice fuffa, no? Tu rimani così, sono stato qui a fare questo viaggio, sono andato di là. Non so le relazioni, se lui le ha descritte così, sì, che la relazione con il paziente è una relazione intima e che proprio quello genera cambiamento, è un dato di fatto, quindi su questo ti posso dire sì. Che poi Jung abbia deciso di non avere relazioni intime oltre a quelle con i pazienti, se l'ha scritto, sì, non so, cioè va bene, ha fatto così, una scelta. Okay. Qualcuno che vuole parlare di tutto quello che abbiamo visto? Di sicuro non si può fare in una mente sola, però si può cominciare a ricostruire insieme, perché noi dobbiamo essere estremamente compassionevoli con noi stessi e nello scoprire le nostre capacità di apprendimento. Di recente ho fatto un gruppo sul riformulare, cioè siamo seduti così, lui mi dice due frasi, io ripeto quelle due frasi. Le persone erano sconvolte perché si rendevano conto di non riuscire a farlo, non riuscire a ripetere due frasi con le stesse parole. È stato divertente perché poi quando ci siamo riconfrontati tutti quanti, il dilemma esistenziale che si facevano è: ma io fino adesso che cosa ho capito delle cose che mi hanno detto nella vita, nelle situazioni? Non ho mai capito niente allora. La mia vita è una menzogna, era questo un po' il tempo. Ecco, quindi, io partirei, non partirei da ieri,
partirei da oggi. Ritorniamo un attimo al momento in cui è arrivato Marco Guzzi, che ha cominciato a parlarci. Chi vuole dire un pezzo? Ok. E facendo questo Mauro è con noi, che questo farebbe Mauro. Un attimo che baro. È concesso utilizzare appunti, è concesso. Marco Guzzi ha fatto una premessa, anzi diverse premesse. Una di queste è come la conoscenza e lo sforzo, ogni sforzo cognitivo giusto è portato per la salute. Il ritorno all'integrità, il ritorno poi all'uno, che poi ha specificato meglio appunto in due parole, esodo e ritorno. Questo è bene o male il viaggio che l'essere umano trova nel suo percorso, prima identificato nel corpo e nel mondo, per poi poter uscire, fermarsi sul monte, in presenza davanti al Signore, ritornare nell'assoluto. Ripeto, uscire, fermarsi sul monte, in presenza del Signore, ritrovare l'assoluto e quindi nascere di nuovo Ok, così lasciamo spazio anche ad altri. Leo, puoi portare il microfono? No, fai. Dici Mauro, cosa vuoi aggiungere? Per poi riportarlo dentro di te, arricchito, per poter donarlo agli altri. Cioè era il fatto di stare a contatto col divino per poi riportarlo dentro quel corpo. Ok. Riportarlo in quel corpo per esserne testimonianza. Cioè questo qui parlo vicino ad Antonio così mi si sente un pochino. Allora, Andrea ha detto un concetto, anzi ne ha detti due. Mauro ha preso il secondo e ha aggiunto un pezzo. Quindi ti chiedo, ripeti tutto il concetto che ha detto solo il secondo, più la tua aggiunta. Così è più facile sia per te portarlo dentro, sia per gli altri comprenderlo. Il passaggio che ha spiegato Andrea è quello che Marco evidenziava come l'esodo, cioè il passaggio, l'uscita dal proprio ego, dal proprio individualità per andare verso l'assoluto, che significa uscire, per mettersi di fronte all'unità di Dio, per poi ritornare nella propria unità corporea arricchiti di questo contatto. Ok. Per essere testimonianza di questo. E questo qui è una cosa che si fa più volte, diceva, cioè esco e ritorno. L'esodo avviene tutte le volte e questa volta diventa una rinascita, come diceva. Ok, quindi ripeto quello che hanno ripetuto, così lo fissiamo. Andrea ha parlato di due concetti. Il primo concetto è stato questo di una ricerca, hai detto se non mi sbaglio, la ricerca vera, forse non hai utilizzato proprio la parola vera, la ricerca vera è quella che aiuta l'anima a guarire dalla sofferenza. Dopodiché hai aggiunto il concetto che ci ha espresso Mauro in quel simbolo lì, ovvero questo esodo. Quindi noi siamo nel piccolo ego, esco dal piccolo ego, quindi da tutte le identificazioni che anche Marco Ferrini ha rimarcato, l'identificazione col corpo, ne potremmo dire tante. Vado nell'assoluto, nell'amore con la maiuscola, sempre per citare anche Ferrini,
Dopodiché ritorno. Poi qua aggiungo un pezzo io, Marco Guzzi ha detto che questa cosa bisognerebbe farla in tutte le situazioni, con la famiglia, ha detto, ha fatto l'esempio, con la comunità, con le mie abitudini, dentro me stesso, e così via. Ok. Ascoltando questa riformulazione mi viene a dire, ok, ma il primo concetto, quindi che ogni autentica forma di conoscenza, ogni vera forma di conoscenza guarisce la sofferenza dell'anima. E questo, come sono collegati? Scusa, questo qual è? Questo, il secondo punto che ha detto Andrea, questo esodo, l'esodo, e ritorno. Perché tu hai detto due concetti, c'è la virgola tra l'uno e l'altro. Cosa li connette? Aspetta il microfono. Rispondete a questa domanda con i pezzi che vi ricordate che ha detto Marco Guzzi. Cioè, Marco Guzzi come collega questi due concetti? Allora, lo studio che ci porta alla conoscenza ci dà le basi per ritornare nell'anima, uscire dall'ego. Diciamo, ok. Questo. Allora hai detto, lo studio è... Porta la conoscenza, ci dà le basi per uscire dall'ego. Cioè. Ci dà le basi per uscire dall'ego e ritornare. Ok. Sì, vai. Poi qui ci sarebbe da aggiungere altro, la sentiamo a cosa. A me è sembrato che prima di introdurre l'esodo e il ritorno lui abbia parlato di dinamismi, di movimento e quindi di cambiamento. E in che modo ne ha parlato, ti ricordi? E io ho segnato, non so. Perfetto, se puoi anche leggere. C'era questa contrapposizione fra tradizione e rivoluzione. E quindi... di perfetta sintonia. Lui ha parlato di questo. Aspetta un po' più vicino, se no non ti sentiamo, grazie. Quindi del movimento, dell'andare, del tornare. E poi in merito a quello che ha detto lui, a parte, cioè la conoscenza, però dall'altra parte ha parlato di progetto politico, quindi di comunione, comunità, e che poi si collega. Scusate, esatto, a quello che ha detto Antonio, cioè nel senso lavoriamo su noi stessi, però siamo parte di un gruppo, quindi tutto deve essere armonioso. Ecco, ok. Come ti chiami? Francesca. Grazie Francesca. Grazie. Come vedete Francesca ci ha esposto un po' di pezzi, come dire, lì così, ok, che hanno arricchito. Bisogna collegarli. Puoi passarlo a Marco? Perché Marco ha trovato il collegamento. Visto il labiale, sta qui davanti, è una posizione svantaggiata. Me la sono andata a cercare. Allora, posso provare a fare una riformulazione? Sì. Un po' più. Erano due i presupposti di cui parlava Marco Guzzi. Uno era sulla... diceva che ogni ricerca conoscitiva, nella loro, tutte le ricerche conoscitive nella loro essenza sono sempre finalizzate alla cura. È stato proprio l'inciso. Ecco, perdonami. Che riprende quello che dice Andrea. Quello che ha detto Andrea. E poi ha parlato del secondo presupposto, che adesso è stato citato da Francesca. Grazie. Era quello per il quale ogni progetto politico può ripartire soltanto se si radica, se si ritrova in un modo nuovo dove la radice è la cura. E quindi lì snocciolò una serie di temi, sanità e tutto il resto, fatti in maniera chiaramente animica, diciamo, usando una parola nostra. Ha anche detto, Francesca, che ha citato due parole che sembrano in contraddizione, che sono tradizione e rivoluzione, perché Guzzi diceva, mi dicono che sono sia tradizione che rivoluzione, perché tradizione in quanto mi rifaccio alle culture millenarie praticate da millenni, e rivoluzione in quanto le voglio adattare alla modernità ed è rivoluzionario rifarsi a quelle culture millenarie che ormai sono state abbandonate dai più. Ok, sì, fermati qui, perfetto. Ecco, vi rendete conto che è una cosa seria memorizzare dei concetti? È una cosa seria.
Ecco, stiamo già ricostruendo una bella parte. Provo a ripetere un po' quello che abbiamo rimesso insieme. Mancano ancora dei pezzetti che ora piano piano inseriamo. Allora, abbiamo parlato del primo presupposto. Marco Guzzi ci espone due presupposti. Avvicinandoci a quello che ha detto Marco Guzzi, dire questo equivale a come vedere il quadro da lontano. Ciò che ci ha detto è fatto di due presupposti. Ci avviciniamo, vediamo il primo presupposto. È ciò di cui ha parlato Andrea. Una cosa che non ha detto Andrea, che Marco Guzzi ha detto, che apre il primo presupposto, è che l'anima capisce e vuole capire. Voi siete qui, tutti seduti, a farvi questa maratona di parole perché avete una sete, volete capire. Ma cosa volete capire? Chi ve lo fa fa? Ecco, e qui si apre il primo presupposto. Che ogni desiderio di conoscenza, ogni autentica conoscenza è radicata nel desiderio di placare una sofferenza. E questo è il primo presupposto. Mancano dei pezzi che non abbiamo detto, però vado avanti a ripetere quello che ci state restituendo. Il secondo presupposto è che quindi ogni futuro politico possibile, io sto barando, ho preso appunti prima, me li sono sistemati, ogni futuro politico, ogni progetto politico deve essere radicato in questo nel primo presupposto. Cioè qualunque cosa io costruisca in una società deve essere di aiuto a lenire questa sofferenza. E lui ha aggiunto, questo mi permetto di aggiungerlo perché è stato proprio forte, è un cambio di epoca questo. È un cambio di epoca. Poi ci sono un po' di spazi bianchi ed è riapparso lo schema lì. Assolutamente. In questo secondo presupposto, fra l'altro lui ha detto... ogni progetto politico non può che passare dalla cura, ma perché? Perché quello che vogliamo è giustizia, è perché la giustizia ci fa stare bene. E questo di nuovo è davvero rivoluzionario. Esatto. Dopodiché aggiunge una cosa che fa capire la rivoluzione, partendo da questo dettaglio qui. Dice, qui c'è un giudizio universale, quindi. Ve lo ricordate questo? Chi si ricorda questo punto? Giudizio universale. Sta chiedendo se fai degli esempi pratici. Parli del divino che significa. Ok. Va bene, ora vado avanti e inserisco questa cosa. Ok. Vi ricordate che Marco ha parlato di giudizio universale? Aspetta il microfono. Quando dovete parlare, alzate la mano così Leonardo vi vede e ve lo passa. Che il giudizio universale dovrebbe essere quello di fare bene, quindi portare alla salute, cioè qualsiasi cosa noi facciamo, o la politica, ma anche partendo da me stessi, ecco. Deve fare bene. Cioè se io mi curo dell'ambiente è per fare bene all'uomo, quindi il giudizio è che sia fatto tutto per l'amore dell'uomo. E ecco. Quindi c'è l'altra parte, io non ho preso appunti però. No, per figurati. Vado a memoria. Io non ho preso appunti su Marco Ferrini, quindi dopo ci divertiamo. Ok, dopo ci parliamo io e te. Che c'è il giudizio è proprio sul vedere chiaramente che c'è tutto un... ogni comunicazione, lui ha citato proprio, ogni parola vana invece è veleno, avvelena, e quindi essere molto attenti a vedere in modo proprio tipo laser, lui non ha detto laser, questo che sto dicendo, la pubblicità ha citato, piuttosto che la singola parola, esatto. Questo fa bene, è una parola, perché se è una parola vana è una parola inutile ed è anche dannosa. Questo hai ripescato, ma vedete come vi attivate tutti quando... Ah sì, c'è stato un brusio,
questo concetto che è ritirato fuori era nel primo presupposto. Sì, era la parte che mancava al primo presupposto. Esatto. Ogni conoscenza che è diversa da una terapia, che non è quindi di cura per l'anima, va bene. Esatto, tu prima hai detto è inutile e adesso hai detto quello che diceva Marco Guzzi, no? È proprio dannosa. Sì, sì. Ha citato Epicuro. Sì, sì, ha letto ogni parola vana. Verbo ozium, mi sembra. Sì. Ok. Bene. È sempre pratico. Certo. Quando Marco ci ha parlato del giudizio, in realtà c'è una domanda implicita, cioè se io faccio qualcosa, sono un sindaco, un ministro, diciamo un presidente del consiglio, ma io quella cosa perché la sto facendo? Cosa mi muove? Antonio prima diceva che le risposte delle persone in quella ricerca sono la fama, il potere, i soldi, quindi io aprirei un focus anche su quello che ci muove, quindi il giudizio secondo me è proprio su questo, cosa mi muove, quindi quella sete di fama, quel narcisismo, quella voglia, oppure mi sta muovendo l'amore, perché lì poi arrivo a, secondo me, a una questione nodale che è quella della scissione, perché l'esodo presuppone il prendere consapevolezza della scissione che abbiamo dentro e che poi si riverbera anche fuori. Quindi una volta presa, secondo me, una consapevolezza profonda di questa cosa qui, che la sentiamo dentro, cioè se arriviamo a fare un percorso, no, che Antonio ci spiegava, a cerchi concentrici, cioè a un certo punto arriviamo a capire, cioè uscire da quella paranoia che ci fa credere che stare lì nel francobollo sia la normalità, non lo è. Quindi lì siamo scissi perché è una gabbia, quindi, e noi non siamo fatti per stare in gabbia, perché il nostro luogo è l'assoluto. E quindi partendo dalla consapevolezza della scissione, lì possiamo cominciare a capire che c'è una via d'uscita verso poi quella che è l'unificazione. E quindi fare il bene della comunità, come diceva anche Valeria, poi diventa anche una questione di giustizia. Quindi il bene di tutti, il mio bene in realtà poi è il bene di tutti, quindi anche qui ci possiamo collegare al concetto di Mauro del cursore della coscienza, cominciamo a salire di visione. È vero, io cerco il mio bene, forse in maniera anche piccola, infantile, io cerco la mia giustizia, la posso cercare in una maniera infantile, magari con la vendetta o con una visione piccola, però poi quando il cerchio della coscienza si allarga, io comincio a intuire che non è solo a casa mia che cerco giustizia, e quindi è lì il punto. Quindi io direi, per me è scissione, consapevolezza e poi il punto del passaggio. Quindi fare questa Unione, sì. Posso legarmi a quello che dici, proprio veramente l'ultimo punto che, di cui parlavo, il fatto che la relazione poi è la chiave di tutto. Oggi Marco ha detto una cosa importante che tra l'altro credo sia sotto gli occhi di tutti, ma pochi notano, pochi notiamo, metto anch'io. No, io ce l'ho ben chiaro, no, no, è vero, ce l'ho chiaro, che tutti questi potenti della terra, IG, tutti i presidenti vari, quando li vedi hanno gli occhi spenti, e Ferrini diceva, un depresso si vede dagli occhi, il sorriso forzato lo può fare chiunque, ciao, come stai, bene, benissimo, fai così e dici benissimo, però gli occhi li vediamo. Ora, per legarci all'espansione della coscienza relazionale, ok? Queste persone, è una domanda che rimane aperta, io la mia risposta me la do a volte, però queste persone hanno relazioni vere, cioè per diventare mega presidente onorario della multinazionale, secondo me, non so, invento, non sarà così, forse è una mia elucubrazione, però probabilmente non hai mai vissuto una relazione vera, perché hai dovuto schiacciare dall'amichetto a scuola alle elementari, hai iniziato proprio a fare pratica sulle dita dell'amichetto a scuola e piano piano hai schiacciato tutti gli altri. Ecco perché l'espansione della coscienza è una scelta innanzitutto, però poi ha bisogno di un campo, ha bisogno di relazioni vere. Se hai relazioni vere, qualcuno se ti vede deviare da quel lato, forse se ti è amico, ti ferma, ti fa vedere che sei nella bolla, o perlomeno ci prova. Quindi è importante legare tutti i concetti che abbiamo visto, secondo me. Mm-hmm. Infatti, dall'intervento di Erika c'è anche un ponte al primo giorno.
quando vi ho parlato, vi ho sintetizzato, non potendo dire tutto naturalmente perché era una sintesi, il pensiero di Aleph, come vede la psiche qua, eccolo. In che modo l'hai citato? Parlando appunto, vado verso questo assoluto, che è l'opposto di una scissione, di un isolamento, come tu l'hai descritto. Nell'isolamento io esprimo gli inquinanti della mente, che avevamo messo su quella lavagna lì. Andare verso un assoluto vuol dire andare verso, cioè, da cosa la riconosco se una persona è tanto più nell'assoluto, concretamente, da cosa lo vedo? Dalle azioni. Come sono fatte queste azioni? Coerenti, amorevoli. Ok, quindi esprime, come ci, se noi chiediamo un'informazione a questa persona, come ci tratterà? Con gentilezza. Bene. E qui torniamo a un altro ponte, un pezzetto che mancava nel secondo presupposto di Marco Guzzi. Bellissimo secondo me è stato il concetto di salute ampio. Ha fatto pure un collegamento che non sono riuscito a segnare tutto sull'etimologia della parola salute. Sono arrivato giusto a salute, salvezza, che una volta non erano distinte. Salus. Stessa parola. Che si estende, io qui ho segnato, che si estende dall'interiorità al pianeta. Capite? Superare un'identificazione e andare verso un assoluto, verso un amore con la maiuscola, vuol dire ampliare quei cerchi che hai disegnato. Amplio, 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 finché non includo in questo ampliamento tutto il pianeta, ogni mia azione non diventa sempre più risonante con la volontà del tutto. Scusa, mi leggo a te proprio nel dialogo. Ma mi ti leghi da... questa rappresentazione fa anche vedere involontariamente, forse non l'ho pensata per quello, che l'ego rimane là, è il nostro punto di partenza, perché noi nasciamo e ne abbiamo anche bisogno per la differenziazione, quindi questa non è da demonizzare, sta là, però ha il suo ruolo, perché man mano che io lo metto semplicemente in luce, lui sta là e diventa innocuo. Cioè dicevamo, io posso essere invidioso di lui perché ha fatto una cosa che io volevo fare e io non ho fatto, però lo vedo e sto con la mia invidia, quindi il cerchio si espande da solo, diventa qualcosa che non posso più non fare. Cioè guardare la mia invidia e sorridere, nel caso mio vi condivido proprio una cosa vera, io la mia invidia la conosco, quando dico ah, guarda questo, io avrei fatto meglio, invece lui, la vedo e sorrido, non pretendo più, come forse anni fa facevo, di dire ma io non devo essere invidioso, ecco, cioè faccio questo e sono invidioso, allora cambio tutto, la mia mi mette a fare il panettiere perché sono invidioso. No, vedo la mia invidia che rimane, però io la guardo dall'ultimo, no, questo gesto forse meglio non fa, dall'ultimo cerchio, da dov'è che la guardi? Dall'ultimo cerchio, dal cerchio più grande, ok, ecco, questo è importante dire. Sì, e guarda, ultimo lancio di ping pong e poi magari rincludiamo loro, perché questo disegno che hai fatto è esattamente il cursore che fa Mauro, sì, visto da un'altra direzione. Quindi adesso ce l'hai là sotto. Sì, aspetta, no, lo rifaccio. Ah, ok. Allora, il cursore, l'avete visto questo in qualche video di Mauro? Ti boccio, Marco, stai bravo. Se qualcuno non l'ha visto è pregato di abbandonare la sala. Il cursore della consapevolezza è esattamente quello lì, solo che è come se fosse visto dall'alto. Cioè, a questo livello, questo io vedo, la mia invidia. Poi faccio una fatica, salgo su, da qui, oh, e vedo
la mia invidia e dico non dovrei essere invidioso, includo un'altra parte. Cos'è questo? Un conflitto. E poi piano piano salgo, una fatica, da qui vedo sempre cerchi più ampi. Tanto più salgo, tanto più c'è aggregazione. Tanto più scendo, tanto più c'è disgregazione, perché se due persone che stanno, immaginate un altro cursore qui, questo vede questa linea qui di realtà, l'altro ne vede un'altra, è come se io Antonio avessimo degli occhiali che con un buchino così, io vedo Valeria e dico mazza, a questa conferenza è venuta solo Valeria, lui sta guardando lì e dice no ma c'è solo un quadro in realtà, e litighiamo su questo, magari fondiamo due associazioni che si combattono su due visioni parziali. Ti posso dire una cosa? Dopo, prima che andiamo a cena, fate un'esperienza che è semplicissima, è quasi banale, so che molti di voi penseranno è banale perché vi dico già come farla, però fatela, ci perdete 40 secondi e non di più. Vi dovete mettere così, vieni un attimo, spalla a spalla, mettiti qua, e dovete chiedere, io chiedo a Flavio, ci sono, ognuno deve dire solo quello che vede, ok? Ci sono tante persone in questa sala? Non c'è nessuno, c'è un crocifisso. Ok, ci sono tante persone in questa sala. C'è un crocifisso in questa sala? Certo. No, non c'è. Ma che stai dicendo? Ok, c'è una via d'uscita, una porta a vetri in questa sala? Cavolo, siamo chiusi dentro. Sì, no, c'è. Ok, poi fate questo, poi fate questo, giriamoci, vai, ce la facciamo. Ok, ripetete le stesse domande. C'è un crocifisso? Sì, c'è no, il crocifisso. C'è niente. No. Cavolo, siamo chiusi dentro. Ma che stai dicendo? pure giorno. Ok, fatela come esperienza, perché i simboli, le esperienze fisiche, quello che dicevamo, l'esperienza cambia. Questo è un piccolo giochino che io faccio fare sempre, e davvero faccio fare alle coppie di solito, là ti diverti tantissimo. Ti va a cercare rogne. Sì, infatti poi abbandonano dopo che faccio fare questa esperienza, però quelle che tornano invece sono ben intenzionate, hanno capito la lezione. Però questo davvero ci fa capire che a quel livello ognuno vede la sua e vede quello. Quindi è inutile arrabbiarti con chi ti dice no, siamo chiusi dentro. E tu dici, ma vedi che c'è la porta, non la vede. Puoi accompagnarlo a vederla, quella è la relazione sana. Puoi dire, proporre, dire ti va se giriamo un attimo, ti va se cambi posizione, ma non mi arrabbio. Invece di solito la reazione egoica è proprio questa. Però la vediamo e la accogliamo e cerchiamo di salire di livello. Ok. Grazie. Io lancerei una sfida impossibile. Ok, quindi chi è che si sente adesso che l'abbiamo ripetuto? Anzi, no, aspettate. Scusate, manca ancora una domanda. Due presupposti e li abbiamo detti. Quindi, come questo... No, scusate. È cambiato tutto qui. Come, ecco qui, il secondo concetto che ha ripetuto Andrea, questo, è collegato ai due presupposti che ci ha spiegato Marco Guzzi. Puoi ripetere il secondo concetto, Flavio? Sì, allora, facciamo così, ripeto i due presupposti che abbiamo ricostruito insieme. Marco Guzzi ha iniziato dicendo che l'anima capisce e vuole capire, e anzi si trasforma capendo. E il suo itinerario passa per questi due presupposti. Il primo è che ogni autentica conoscenza per l'anima è radicata in una risoluzione di una sofferenza, se no non è un'autentica conoscenza, l'anima non gli interessa, non ci crederete, ma non gli interessa cosa c'è scritto su cielo o su Vanity Fair, non gli interessa, è interessata a ciò che allevia questa sofferenza. Addirittura Marco Guzzi, che ha studiato per una vita, ha detto, se io non avessi avuto questa sofferenza, ma che me sarei fatto, che me ne fregherebbe? E ha detto niente. Niente. Quindi,
oggi insegnano solo cose che amplificano questa sofferenza. Un po' quello che ci diceva anche Antonio. Lo passano per progresso. L'amplifica, amplifica la solitudine, l'identificazione. Quindi ogni conoscenza che non sia una terapia è dannosa. Ci avvelena, avvelena la... Ogni musica che non sia una terapia è dannosa. Ogni attività che non sia una cura è dannosa. Ogni forma politica. In che modo? È dannosa. Vai. Secondo te la pubblicità cosa produce dentro di te? Prendo l'esempio che ha fatto Marco perché è più semplice. Proprio. La pubblicità, ti do solo un quadro di risposta perché poi potremmo parlarne tanto ma non c'è tempo. Ricerche fatte dimostrano che la pubblicità funziona molto più su quelli che credono di essere immuni alla pubblicità. Cioè quando noi diciamo, ma no, sto vedendo il film, che poi mi passano i biscotti, le cose, a me che me frega. Sì, razionalmente sì. Poi sai che succede? Che vai al supermercato e dici, ah, questo, ok? E prendi quello perché è stato colonizzato il tuo inconscio da una serie di immagini. Quindi in che modo ti danneggia l'anima? Non sei più libera. Addirittura hanno visto che la pubblicità produce acquisti, no, non che ci volesse le ricerche, ci volesse le ricerche, però acquisti di impulso inutili, quindi tu compri i biscotti anche se non hai bisogno di quei biscotti, però poi ti danno anche la via d'uscita, ti danno la raccolta appunti, cioè dopo che hai comprato 27 pacchi di quei biscotti a 12 euro a pacco, ti danno la tazzina da un euro che tu compreresti con un euro e che non ti serve nemmeno. E quindi razionalmente ti danno la teoria ombrello, cioè ti danno la scusa logica, si chiama. Tu dici, no, la pubblicità non è per la pubblicità che io compro marca X, è per la tazzina. Cioè che ti senti pure intelligente, no, perché ho preso la tazzina in omaggio. E uno ti dice, ma la tazzina dal cinese la paghi 80 centesimi, c'era bisogno di farti fare ste cose? No, questo ti sembra libertà per tornare all'anima. Sei colonizzata, vai là, hop 1, hop 2, vedi i film che ti dicono di vedere, fai tutto ciò che ti dicono di fare. E l'anima, siccome è libertà, è andata, ciaone, è schiava di quello, diventi reattiva in questo senso. Vai. Aspetta, portate il microfono. Sì, sì, perché sennò non ti sento. È come se una cosa o ti fa bene o ti fa male, questo è il senso. In questo senso sì. Cioè neutro, una comunicazione neutra che non produce effetti, la legge di causa ed effetto è questa. Ogni cosa che muove, ogni causa che muove produce un effetto, è una legge. Anche perché, come dicevamo il primo giorno. Ok, ripetilo tu allora. Il primo giorno abbiamo detto proprio che la più grande rivoluzione oggi è il silenzio e l'intimità, e anche oggi abbiamo detto che le relazioni non è la quantità di relazioni ma è l'intimità nelle relazioni la cosa importante, quindi poter intimos include la parola timore. E poter stare insieme senza timore, anche ad esempio nel silenzio, è veramente rivoluzionario oggi. Mm-hmm. Come è collegato questo con quello che lei ha detto? Ma allora se non ci sono vie di mezzo, parole... faccio una cosa, aspetta, ripeto tutto perché così non perdiamo nessuno. Che se posso solo fare azioni che o mi fanno bene o mi fanno male, non c'è una via di mezzo. Come è collegato? Che ogni parola vana è veleno, è crimine, non è nulla. Mm-hmm. Ok, ancora non ho capito che l'hai capito, però così non arriva bene. Ok. C'è lei che sì, e mentre porta il microfono a lei aggiungerei una cosa. Le azioni, anzi parto da un altro lato, il libro di Mauro, no? L'amore è un'azione. Ecco, togliendo la parola amore, ci possiamo mettere tante altre cose. Pensiero è un'azione.
Il pensare è una serie di azioni più sottili dell'azione del braccio che si estende, però sono azioni. Ora, fare un qualcosa che non lenisce, non cura la sofferenza che c'è in me, è un'azione del pensiero. È anche sempre un'azione del pensiero che io alleno. Cioè, se io cedo alla pubblicità per la tazzina, mi sento pure intelligente, non è innocuo. Alleno come un muscolo quella sudditanza lì, quella vulnerabilità lì. Alleniamo, siamo tutti in questi meccanismi. Alleno. Non è, per faccio un esempio del fumo. Il fumo e la sigaretta sanno tutti che fa male. Ma non fa male tanto quanto fumando mi abituo a sottostare a un bisogno impulsivo. Cioè, io ho il bisogno di fumare, prendo, fumo. Dopodiché, litigo con Antonio, invece di fermarmi, riflettere se magari ho fatto... Sì. Ho l'impulso, no, no, adesso lo chiamo e faccio un'altra minchiata magari. Termine tecnico sta nel DSM-5, manuale diagnostico 5. All'inizio lo trovo. All'inizio, sì. Dimmi se ti abbiamo risposto e se vi stiamo chiarendo questo punto. Aggiungo proprio un capello che già hai detto. Fare, ricordate questo semplice schema così allargate. Fare, non fare, pensare, non pensare, sono tutte azioni. Fare, non fare, pensare, non pensare, anche non pensare a qualcosa, è un'azione. Sì, dire, non dire, baciare, non baciare, lettera, testamento. Aspetta che però c'era una mano alzata da prima. Sì, io volevo aggiungere un pezzettino che potrebbe completare questo ragionamento in merito alla necessità della destrutturazione dell'io, quindi questo percorso di disidentificazione che da un lato è interiore e dall'altro lato Guzzi diceva è anche culturale, quindi in qualche modo esteriore, il che vuol dire liberarci di tutte quelle concettualizzazioni che ci ingombrano, che occupano spazio, che siano anche parole vane, no? E nella liberazione di questo spazio, quindi nella creazione del vuoto, si lascia la possibilità allo spirito di entrare. Uh-huh. E poi mi piaceva il fatto che tu, Antonio, avessi aggiunto in questi tre concetti conoscenza, esperienza e mistica, proprio perché poi dalla conoscenza bisogna permettere allo spirito di fare esperienza di sé distaccata e quindi libera. Grazie. Bene. Ok. Quindi vediamo se riusciamo a proseguire nella linea principale. Perché se vi ricordate, stavamo ripetendo per vedere cosa mancava come collegamento da questo a tutto il discorso di Marco Guzzi. E faccio un metacommento su questo. Una delle cose straordinarie che ho imparato stando vicino a Mauro è che non c'è troppa differenza tra il funzionamento di una psiche individuale, di una coppia, di un gruppo, di una coppia di amici. Funzionano esattamente con le stesse regole. Quindi, perché siamo... Sentite quanto è difficile, cioè è come se stiamo facendo una sessione di palestra in questo momento, una sessione di palestra psicologica. Il pensiero così, cioè che prosegue su una linea dritta, è una specie di utopia. Però è quella a cui in questo momento stiamo tendendo. Molto spesso il pensiero parto per arrivare qui, poi però succede... Aspetta, prendo un altro colore. Quindi col nero è il percorso che dovrei fare. Parto, a un certo punto mi viene in mente qualcosa. E faccio un giro così. Ma magari venendo in mente qualcosa, qui me ne vengono in mente altri due. Quindi c'è un bivio, chissà dove finisco.
vado di qua, vado di là, ok. Poi a un certo punto mi ricordo, ah no, ma io stavo andando qui, ok. Allora ripercorro, e poi magari arrivo in giudizio, perché comunque non sono in grado di tenere l'attenzione sulle cose, e mi rivado di qua. Ecco, capite l'esercizio che stiamo facendo? Noi alleniamo questo tipo di pensiero dentro, facendolo in un gruppo, fuori, riportando la barra del timone lì, perché non ci vuole niente, giustamente ognuno di voi ha ricevuto un sacco di stimoli in questi giorni, quindi ognuno di voi ha delle legittime domande, riflessioni che vuole tirare fuori, ognuna di queste è un ramo. Quindi come si decide dove andare? Eh beh, la risposta è semplice, ma non ve la daremo. Non ve la daremo. A meno che non comprare il corso online. Di mistica, di mistica. Di mistica, da fare da soli a casa. Automistica. Okay. La risposta ce l'ha data Marco Guzzi oggi. Qual è la direzione che serve? Quella che lenisce le sofferenze dell'anima. Quello è il testo. Quella che ci fa stare bene, dobbiamo fare attenzione, perché l'ego ha dei piaceri, sta bene. Quindi con questa precisazione sì, quella che innalza il nostro livello di consapevolezza. E questo vale sia in un gruppo, come stiamo facendo adesso. Cosa innalza il nostro livello di consapevolezza? Beh, memorizzare quello che ci ha detto quel gigante di Marco Guzzi. Di sicuro ci fa stare meglio che andare un po' di là, un po' di qui, un po' di qui, un po' di lì. La stessa cosa vale dentro di me, nel mio pensiero. Capite l'allenamento che stiamo facendo? Ok. Se è un intervento utile a tutto il gruppo, sì. Aspetta, intanto smanca il microfono. Ecco. Poi... Aspetta. Respiro. Ecco, l'io si cresce. Io faccio parte. Aspetta. Ancora. Aspetta. L'io cresce, ahimè, con la frustrazione. Tu in questo momento stai allenando tantissimo. Tantissimo a non farti dominare da un impulso, l'impulso di parlare. Appunto, e questo è un successo, è il primo atto rivoluzionario. E ora dici. Allora, io ci tengo a dire che il piacere di stare con la scuolare è quello di non fare le cose inutili. Di non fare cose? Inutili, mm-hmm. Fare tutto ciò che... utile per lo sviluppo della persona umana. Articolo 3, comma 2, che Mauro Scardovelli ripete sempre. Oggi lui ha detto una cosa molto importante. Lui chi? Mauro? Mauro ha detto una cosa sempre al solito, tre parole, una più brillante dell'altra. Quella di dire, avete capito? Noi oggi con Marco Guzzi, per quanto sia stato uno splendido, non ci abbiamo compreso, non abbiamo capito nulla. Mi ci metto io per primo. Perché alla mia domanda che io ho fatto sul bene e sul male, egli mi ha risposto, ma non mi ha dato ancora la possibilità di controribattere. Quindi quello che io vorrei qua questa sera, ha detto Mauro. Che cosa noi domani porteremo? Perché se finisce qui, mm-hmm. È stato bello, la risata, è non chiaro. Abbiamo fatto niente. Mi ricordi il tuo nome, scusami? Franco. Franco, puoi ripetere la risposta che ti ha dato Marco Guzzi? Vabbè. Alla tua domanda. Oddio, quando io gli ho detto se c'è... No, quando tu gli hai detto, lui ti ha risposto. Qual è la risposta? Lui mi ha risposto in una maniera che non c'è vittoria. Invece la vittoria c'è. La vittoria io non mi ricordo c'è. Che lui ti ha detto questo. No. Qualcuno si ricorda come ha risposto? Portate il microfono ad Alessandro. Alessandro è un formatore d'Arsi Pace. D'Arsi Alef è meraviglioso. Questo è il futuro. Ho già fatto il futuro.
darsi pace da 20 anni. Pace Alef. Sen, adesso ti farà di ascoltare la risposta. Franco, allora, non ti vedo però, dove sei? Ecco. Non è che ha detto che non c'è la vittoria, è che la vittoria non è quella che pensi tu. Tu immagini una vittoria, ma la vittoria è un'altra cosa. Tu hai parlato dell'esperienza dei potenti della terra, no? L'esempio che ti ha fatto Marco, come no? Hai fatto l'esempio della realtà. Non serve fare il ping pong. Comunque, Franco, c'è il video. C'è il video. No, non si tratta di sottostare. Posso dire una cosa? Mm-hmm. No, comunque, guarda, cioè, il discorso alla fine si è concluso così. Alessandro, sì, sì, sì. Fermiamoci. Se vedi... non occorre. Grazie mille. No, però c'è una cosa che volevo invece offrire, e cioè che manca un termine messianico. Messianico. Ecco. Il centro. Su questo penso che dovremmo ricordarci qua. Aspetta, Franco, non farti chiedere di uscire, perché io sto... Franco, stai bravo. Franco, stai bravo. Basta. No, non ti metto la catena, ti alleno. Lo ringrazierai un giorno. Ognuno di noi ha delle parti che fanno così. Delle parti prepotenti. Non sto dicendo essere prepotente, sto dicendo il comportamento di invadere spazio di parola. Ognuno di noi ce l'ha dentro. Ogni pensiero nel pensiero. Chiudo solo con una cosa che per me è fondamentale, ora al di là di quello che giustamente Franco ha detto. Certo. Che se non ricordo male c'è il video, poi ripetetelo, io vado sempre solo a memoria. Mi ricordo che ho apprezzato di Marco che ha detto vittoria, vince il male, siete sicuri? Mm-hmm. Io la lascerei aperta, da che punto di vista? Esatto. Dall'eternità? E allora se allarghi dall'eternità hanno vinto, forse il karma, se restringi forse hanno vinto, se vedi solo quest'anno e forse sì, mm-hmm. forse no, la lascerei così, che è davvero uno stimolo a riflettere. Non ha detto no, vince, ha detto anche per me, esatto, mm-hmm. ha detto per me vince sempre il bene, addirittura io sento ogni mattina di vincere, ha chiuso così, io mi sveglio, sento già, vedo la luce, ho vinto, ok? Mm-hmm. Però non ha imposto una risposta. Ora, al di là appunto di quello che dice Franco, lo prendo come stimolo, è stato estremamente bravo a lasciare aperta una domanda che poi è esistenziale, ragazzi. Non è che arriva Marco Guzzi e dice, con tutto il rispetto, però dice, no, ha vinto il bene, zitti tutti, ha vinto il bene. L'ha gestita perfettamente, quindi non ho sentito un'imposizione, ecco, solo questo mm-hmm. è giusto. Ha messo in luce i presupposti e la domanda, cioè quali presupposti facciamo, come questa domanda, questa con quali parametri valutiamo, cosa è vittoria, esatto. cosa è sconfitta, con quale parametro temporale. Ok, perché io devo tracciare una riga qui nel tempo e dire ok, con questi dati ha vinto lui, ha vinto lui. Questi dati quali? Okay. Se chi uccide ha vinto, Pilato ha vinto. Se chi Dipende, è il re sì. ha vinto, Gesù 1-0. Cioè, non c'è partita. Ok. Prendiamoci un momento. Ogni autentica conoscenza è una cura alla sofferenza dell'anima. Primo presupposto. Se diamo per vero questo, il secondo presupposto diventa che allora ogni cosa, ogni progetto politico deve essere basato su questo. Deve essere basato su questo. È uno spartiacque, è un giudizio universale. Prendo un programma TV, lo illumino con questo presupposto.
Va bene? Lenisce le sofferenze dell'anima o le amplifica? Poi lui ha usato un termine sanscrito che ha detto: tutto quello che non cura le sofferenze dell'anima è merda. Termine sanscrito, giusto? Sto imparando da Ferrini piano piano. Ecco. Uguale, sì, sto modellando. Secondo presupposto. Quindi l'idea di salute, l'idea di ambiente, questo presupposto allora illumina tutte le azioni umane. Perché faccio una riforma sull'ambiente? Deve poter curare le sofferenze dell'anima. Perché faccio una riforma della scuola? Deve poter curare le sofferenze dell'anima, e così via. E quindi, ciao Alessandro, grazie di essere stato con noi. E quindi la salute si ricongiunge con la salvezza. La cura della mia interiorità corrisponde alla cura del pianeta. Paolo, Franco, potete terminare fuori, perché sennò, cioè, poi chi sta intorno fatica a sentire, magari vuole sentire. Oppure state però in silenzio, grazie. Quindi, detto questi due presupposti, è sparito un'altra volta. No, no. Una domanda nuova, come li colleghiamo? Questo? Ce l'hai tu poi? Grazie. Allora, quello che ho capito è che per poter far sì che si realizzi la cura dell'anima, cioè il metodo, è proprio permettere di fare questo passaggio tra esodo e poi ritorno. Ok. È proprio perché nell'assoluto, quindi in questo passaggio, no, attraverso l'esodo, io vado nell'assoluto, c'è anche il non ancora creato, no, che si apre infinite possibilità, no, anche di cura. Acquisite queste, io poi posso appunto ritornare, no, anche nel corpo, e quindi anche trasformare quella che è la cultura attorno a me, e quindi rendere curativa anche la politica e la cultura, la società. E se posso aggiungere, mi è venuto in mente un collegamento con quello che dicevi tu ieri mattina, mi sembra, quando facevamo l'esempio degli alberi. Mm-hmm, okay. Che se c'è un albero che è malato, no, tramite le radici gli alberi vicino, no, lo curano. Allora mi è venuto in mente che quando noi entriamo, no, in questo assoluto, e quindi siamo nell'uno, no? Cioè, tu dicevi, gli alberi non è che lo fanno perché sono buoni, lo fanno perché sono uno, perché si sentono parte di una rete, no? Sì. Allora, così, allo stesso modo, nel momento in cui noi entriamo in assoluto e siamo nell'uno, no? Portiamo cura anche al di fuori di noi, dentro una rete. E questo si ricollega a quello che diceva Antonio rispetto alle relazioni, no? Ci aiutano, no, a ricentrarci quando qualcuno magari di noi sbanda. Se ci sono relazioni di qualità e di intimità, ci possono, ecco appunto, sono curative, no? Di nuovo ci riportano, perché c'è questa interconnessione. Bene, grazie. Scusami, vai. Si lega anche in un altro modo, e ti ringrazio, anzi ringrazio te che l'hai fatto ieri, non l'avevo seguito quel pezzo, e lei che l'ha ripetuto, perché il fatto di dire l'albero non lo fa perché è buono, lo fa perché non può fare altrimenti, perché si sente parte di quel, perché è diventato, evolvendo, parte di una rete. È questo che io vorrei veramente, nella sua semplicità, lasciarvi stasera, che se noi entriamo in una relazione per evolvere, una volta che siamo arrivati al livello in cui non posso fare altrimenti, se vedo lui in difficoltà
io sento di intervenire perché non posso fare altrimenti, e sorrido, là incontriamo Gandhi, Edith Stein, San Francesco, che sono persone che erano, lasciatemi passare il termine, costrette dalla loro evoluzione ad agire così, non riuscivano a vedere un poveraccio e lasciarlo là. Non si sono mai lamentati, pure gli uccelli, San Francesco, mai lamentati, cioè parlava sempre, ci parlava volentieri. Eppure state voi 10 minuti con un uccello che ti parla nelle orecchie, è difficile. Quindi grazie, perché noi dobbiamo evolvere fino a sentirmi albero, e quindi a sentire che io non posso che aiutare lui, perché se non aiuto lui tradisco me stesso. Coincide, lui e me siamo la stessa cosa. È così. E quindi Marco Guzzi ci dice, ok, alla luce di tutto questo... Ecco la pratica, lasciare andare questo attaccamento, tutta questa identificazione, tutte quelle strutture che mi impediscono di essere chi sono. E sono come l'albero, sono come Gandhi da qualche parte dentro di me. Ok. Mi chiede il permesso se può applaudire. Puoi portare il microfono qui davanti? C'è sempre la testa di tuo figlio davanti, Laura. Come Flavio, c'ho le foto mi dei pare miei metti figli. Il primo foglio di Marco Guzzi, per favore. 19 e 32. 19 e 32, ok. Primo foglio di Marco Guzzi? Sì, perché ora hai detto una cosa e mi ha ricordato proprio l'inizio, no, di Marco. No, questo è di Mimmo. Questo è il primo. E allora è quell'altro. Allora è il secondo. Le tre parole all'inizio. Io sono salva. Joshua. Che, diciamo, fa la sintesi estrema di tutto quello che è stato detto. E scusa, la dico così, butto via questa parte egoica per dire questa cosa. Marco Guzzi e anche Ferrini sono esempi viventi di coerenza tra obiettivi e mezzi. Cioè, abbiamo rivoluzione, sviluppo della coscienza, qualità, relazioni di qualità. Per arrivarci ci sono i mezzi da usare, e questi mezzi sono esattamente coerenti con gli obiettivi. Perché è bello dire salvo l'ambiente perché salva l'uomo, l'umanità, e faccio la legge. Sì, ma se gli strumenti che uso non sono coerenti con l'obiettivo, tanti saluti. E questa coerenza, questa è Simon Weil, non è che me la sono inventato io, La coerenza tra obiettivi e mezzi, che è lo spartiacque, è il giudizio universale, è l'atteggiamento di Gandhi. Cioè, c'era quella linea, ma per arrivare alla pace in India, lì ha usato la non violenza, coerente con... Basta, okay, bene. La via e la meta. D'accordo su tutto tranne sul punto, lo dico così faccio uscire una parte egoica, perché quello che hai detto non veniva da una parte egoica. Io so cosa c'è dietro le sofferenze del confronto con un mondo che non funziona così e che quindi ti provoca una sofferenza e quindi ti viene a dire ti dico una parte egoica, però quello che hai detto non c'è stata la tua sofferenza di mezzo. Ok, quindi come vedete gli interventi adesso cominciano a essere diversi, cominciano in qualche modo a essere ridondanti su questi presupposti, quindi vuol dire che li stiamo assimilando. Ok, allora sì, ci sono un paio di interventi, prima voglio chiedere come state, com'è la vostra energia, me lo fate vedere con la mano, tipo così sto... oppure... Ecco, qualcuno comincia a planare verso il basso. Ok. Va bene. Ok, hanno alzato la mano. Lei? Allora, per quanto riguarda, quando parlava di Joshua, cioè io sono salva, diceva anche che tutto per essere redento deve essere attraversato, e faceva riferimento anche al discorso del peccato e di tutte le parti egoiche. Esatto. Cioè, per arrivare alla redenzione, quindi arrivare a quell'obiettivo, è fondamentale che riusciamo con la nostra anima a entrare in questa parte. Che è quello che...
Ormai com'era quella cosa quando si dice una cosa contemporaneamente? Vabbè. Flick flock, facciamo. Flick flock. No, devi dire o flick o flock, se diciamo la stessa cosa. Tre. Scegli bene, 1, 2, 3. Flock, ecco. Matematico, vedi. Quello che stava dicendo. Sì, stiamo applicando la bava gavita, com'è? Esattamente quello che stava dicendo prima Antonio. Cioè, è inutile che io escludo, dico, non dovrei provare quell'invidia. No, anzi, disidentificandomi, l'attraverso proprio, avete visto il lavoro di Mauro? Vi sembrava che non la sentisse, che non la attraversasse quella sofferenza? No, l'ha attraversata proprio. Sì, la relazione è il calvario che poi ti porta alla crocifissione, perché noi in una relazione quando iniziamo a guardare dentro, non dentro l'altro, è dentro di noi, il tuo ego lo inchiodi, però dalla morte dell'ego c'è la risurrezione dell'anima, è proprio quello il percorso. Ok, poi Fabio? Pensavo una cosa. Lascia stare. In modo che quando pensiamo magari ci andiamo verso mezzanotte e mezza. Facciamo così. Sono andato a vedere qui sul vocabolario, sul dizionario, relazione. Più vicino al microfono? Relazione sul dizionario. E parla di esposizione informativa. Dove c'è un'informazione, credo che ci sia una vibrazione. Informazione, quindi movimento. L'esodo e il ritorno di Guzzi oggi presuppone un movimento dalla fase egoica all'io interiore. Micarelli ieri ci diceva a fine sua esposizione che la vita è movimento, il movimento è vita. Ecco, aspetta, perché io lui lo conosco, sarebbe in grado di parlarti 45 minuti e ogni frase ci puoi fare un seminario, cioè è un libro, è un testo. Mi fermo accademico. Qua quindi, per bontà tua. Ripeto questa cosa che è importante. Sei partito da relazione e l'hai paragonata a quello di cui parlava Marco Guzzi. Dice, vedi, io mi allontano per poi ritornare. Marco Guzzi ha detto, ritorno, libero. Per questo posso ritornare, perché sono allontanato dal corpo, dalla famiglia, dalla cultura. Fate voi. Mi allontano, sto in contatto con l'assoluto, ritorno libero. È una relazione. Mimmo Micarelli diceva, la vita è movimento, il movimento è vita. Matematicamente uno lo dice. Allora la morte cos'è? E possiamo sparare tanti film, tanti sinonimi, stagnazione stavi dicendo. Stasi, stagnazione. Quello che diceva Antonio prima, che la costrizione a rimanere soli a casa, chiaramente, davanti anche a un film, da soli, quello è stare fermi. È il contrario del movimento, chiaramente. Sì. Quindi una volontà più o meno occulta di farci stare fermi. Mamma mia, quando ero piccolo, dice, dai, datti una mossa, capito il Vox Populi, quindi anche questa la stagnazione spirituale interiore, il rimanere fermi, non permette la vita, è morte interiore e chiaramente poi le azioni, la stanchezza, prendono il sopravvento e invece diamoci una mossa, ecco, come darsi pace, ma diamoci una mossa, ecco, muoviamoci, mettiamoci in movimento. È un esodo. Bene. Basta. Grazie. Bene. Ok. Come? Aspetta, date il microfono a Giordano. Sì, se no non ti sentono online e vedono noi che annuiamo. Una proposta di un'azione che proponeva appunto Marco, no? Esodo, ritorno, facciamo un po' di pratica, che sì. Sembrerebbe un controsenso, no? Un'azione che è quella di praticare. Facciamo proprio, chiudiamo con 2 minuti di pratica, una proposta. Sì, io ce l'abbiamo avuta anche insieme un po', perché sentivo che secondo me dobbiamo un po' raccogliere tutto e dire ok, questo l'abbiamo fatto e passare a un qualcosa di, come dopo un allenamento,
e poi chiudiamo. La proposta che farei, se vi va bene, ma credo di sì, è di fare una pratica di gratitudine, di amore, quello che volete, per Mauro. Proprio dedicare 5 minuti di pratica a quello che è a Mauro. Io così immaginavo di chiudere, perché credo sia la cosa più migliore che possiamo fare. Bene. E prima di fare questo io devo complimentarmi con tutti voi, perché avete fatto una cosa veramente difficile. Vi rendete conto che adesso di quello che ha detto Guzzi ne sapete molto di più rispetto a prima, e questo non è stato gratis, è costato volontà, fatica, come un allenamento fisico, non di meno. E vi siete affidati a noi, anche se quello che dicevamo non era direttamente una coccola, era uno scomodare, chi più chi meno. E non si può fare da tutte le parti, non si può fare in tutti i gruppi, e quindi non si può fare in tutti i luoghi di raggiungere questa qualità. Perciò grazie. Grazie. E visto che ho aperto i ringraziamenti, non posso non dirvi anche un'altra cosa. Io sono qui praticamente a condurre, circondato da angeli custodi, questo seminario in maniera inaspettata, e non potevo trovare delle persone migliori ad ascoltarmi, ma non solo, a sostenermi. Io ogni volta che cammino, quasi mi commuovo, ci sono 10 persone che mi sento 10 volte: ti serve qualcosa? Facciamo questo, facciamo quell'altro, ti serve una mano per elaborare questo, ti serve una mano. Io sono l'uomo più ricco del mondo, se rispettiamo quello che ha detto Antonio Quaglietta, che ciò che crea la longevità sono le relazioni. Bene. Grazie a voi. Bravi voi. Allora, prima della pratica, così chiudo anch'io, vi ringrazio. No, non fate l'applauso, vi ringrazio. Bravo Antonio! Veramente vi ringrazio per la presenza, per l'ascolto, per l'accoglienza, per tutto quello che c'è stato anche al di là dell'intervento nei vari momenti. Ti faccio una richiesta alla Mauro, di quelle difficili proprio. Okay. Rimediamo Glenn Gould. Ringrazio Flavio, gli faccio i complimenti per come ha condotto questo, già gliel'ho fatti in privato, lo faccio pubblicamente. Non c'è problema. Vi chiedo una cosa, portatevi queste immagini, queste sensazioni di come si sta qua. Cioè, io ho fatto dialoghi infiniti con Mauro, veramente sono state alcune delle esperienze più importanti, più belle. Oggi Ferrini parlava di bellezza, quindi non è tanto utili, abbiamo scambiato informazioni, belle. Molte volte l'abbiamo fatto su YouTube e c'erano tutti i commenti, ma è incredibile vedere due così, che ridono, scherzano, si passano la palla, veramente in un modo unico. Ho ritrovato lo stesso clima con lui, che trovo fantastico. Portiamoci anche questo, non solo le informazioni, l'apprendimento che è giustissimo, ma anche una modalità di stare in relazione, una modalità di dialogare. Avete visto il ping pong? Cioè uno dice una cosa, aspetta, io aggiungerei questo, bello, io aggiungo questo. Così questa è la relazione che ti fa crescere. Se invece inizi a fare una competizione, spostati, tu faccio vedere che so più io, là cadiamo in basso. Quindi riproponiamo questo tipo di relazione fuori, perché non è vero come si dice, sì, ma qua in questa sala è possibile, fuori no. Ci vuole impegno. E quando trovi qualcuno che proprio non ne vuole sapere, devi pure saperti allontanare, ma c'è tanta gente che sa dialogare, nessuno però si impegna a farlo, perché è più semplice, scusa devo andare, scusa ho fretta. Quindi davvero vi chiedo questo, portiamoci questo modo di stare insieme, ok? Grazie. Bene.